Pronti, 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 pronti. Ci siamo. Ultima parte dei compiti prima di Metal Gear Solid V. Mamma mia, ragazzi, che viaggione. Bello che ha messo tutte le copertine. Mike, sei una brutta persona. Sei una brutta persona, Mike. Non è vero, sei una bella persona, però ti odio in questo momento. Combat cipher. Rubbing our noses in bloody battlefield dirt. All for revenge. Sono sconvolta. No, è impossibile, c'è qualcosa che non ho capito necessariamente. Pods.
It's not just them. The whole world wants you dead. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. First, we need to save Miller. He's in Afghanistan. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. That's how Kaas would want it. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. Now go! And let the legend come back to life. Metal Gear Solid goes open world. Ah, immagino quanto vi avessero gasato per questo qui. Per quello che la vostra delusione è stata così forte. Real time weather. Credo che vi ha bruciato. Se non so per cosa, ma penso che lo scoprirò giocandolo. Contesto, per chi è la prima volta che sta vedendo i compiti, sono dei video speciali che Sabaku prepara per me, perché sono in blind completa sulla saga di Metal Gear Solid e li ho giocati tutti uno in fila all'altro, appunto per recuperarmi questa bellissima saga, e il V è l'ultimo capitolo che è rimasto da giocare. Io ancora non so. Perché lo hypava tantissimo. Capito adesso che quello che ha in testa è un pezzo di lamiera dell'esplosione dell'elicottero. Col Ground Zero. Pensavo fosse diventato una specie di demone con un corno. In realtà è un pezzo di lamiera che probabilmente non possono togliergli dal cranio, perché sennò gli fuoriesce il cervello. Perché effettivamente aveva un'esplosione. Cioè lui è sopravvissuto ad un'esplosione. Cioè di una bomba e di un... di più di una... no, una. Non era una. Che non sono riusciti a cogliere. Kaas, it's me. I'm here to get you out. Io non vedo l'ora di giocarlo, raga, non esisto più. Non vedo l'ora che sia passato Lucca Comics per iniziarlo. Per giocarlo insieme. Took you so long. E la Madonna. Ok. Ci è andato giù pesante qua Kojima, vecchio volpone. Non che con Eva si fosse trattenuto più di tanto, però wow, quiet. Sapevo che era Ocelot, lo sapevo! Era per forza Ocelot!
world calls for wet work, and we answer. No greater good. No just cause. Ah, oh, vabbè raga, ma io muoio, io non ce la posso fare a giocare una cosa simile. Punishment Snake. Il big boss, cioè Naked Snake è diventato Punishment Snake. Cypher sent us to hell, but we're going even deeper. Take back everything that we've lost. Cause I'm already a demon. Si è cominciato con il botto stavolta. Mamma mia, vero? Mamma è mia. Esattamente quello che abbiamo vissuto, Sara. Per anni. So. Not Your Kind of People ci aveva confusi, incuriositi, storditi. E poi è arrivato questo. E questo è altro ancora. È dolore, è guerra, la pelle d'oca. È la fine di tutto. E tieniti stretta, a maggior ragione, quello che so hai in te. L'odio per quell'uomo. Bene, come detto nella bruciato. Prima parte, l'attesa per The Phantom Pain è stata la più lunga della saga e l'annuncio è arrivato anni prima della release. Anni. E se ormai avevamo superato la vera nascita di Big Boss come criminale di guerra e fautore del concetto di Outer Heaven, privi di poter immaginare colpi di scena, questo ha creato, visto anche il ruolo di questo capitolo nell'ecosistema della saga, ossia l'anello mancante, più rumore, teorie, ossessione e passione di qualunque altro. Non è stato paragonabile a niente. I canali all'epoca verticali sull'argomento Metal Gear alimentarono anche, oltre a una sequenza di video di attesa giorno dopo giorno che ripercorrevano tutti i video, tutte le dichiarazioni, tutte le interviste, era veramente una festa, era veramente un vortice di fuoco. Mi dispiace non averlo anche vissuto. Una delle più estreme campagne di speculazione, ricerca di segreti e delucubrazioni che un franchise abbia quasi mai vissuto nella storia del settore, arrivando a immaginare che il protagonista di Ground Zeroes fosse in realtà Gray Fox, che esperiva una missione VR. Non sono mai entrato in quella narrativa, non ho mai abboccato, ho mangiato la foglia, ma allo stesso tempo non era assolutamente una teoria sciocca e si basava su vero cuore, vera analisi, per quanto un po' lontana da Occam. Si era però arrivati a usare così tanto il microscopio e il buzz intorno al Phantom Pain era così folle che persino Kojima, più che consapevole di cosa stesse creando con la sua comunicazione attesa, rincarò la dose facendo scelte oculatamente infamissime come si è divertito Kojima. Inserire un busto del nostro caro Frank. Si è divertito Kojima. Maledetto figlio di puttana. Sapeva esattamente cosa stava accadendo. Mi piace ma che ti dirò Mike cosa, diventi Psycho Mantis quando deve... Non erano casuali e non sono stati qualcosa di guidato unicamente dal giocare con il pubblico e gonfiare il proprio ego autoriale. Quindi mettitelo da parte questo dettaglio e, strano a dirsi, dopo che il titolo di questi contenuti per te non è mai stato davvero messo in atto, avrai davvero due compiti per stavolta. Il primo l'ho anticipato la scorsa volta e lo ripeterò solo in chiusura, ma il secondo è nuovo e riguarda il prendere appunti. Prendine luoghi, date, ore, minuti, secondi. Quando appaiono a schermo, fallo. Detto questo, c'è ancora un trailer che devi vedere, uno in particolare. L'ho visto per un anno almeno due volte al giorno. È tra i più importanti, potenti e dolorosi della saga. Per tanti di noi è stato infine il mausoleo del dolore fantasma. Qui nessuna modifica, nessun ritocco, nessun edit aggiuntivo. Guardalo e ne parliamo dopo. Standing on the edge of the crater, like the prophets once said,
and the ashes are all cold now. No more bullets, and the embers are dead. Whispers in the air tell the tales of the brothers gone. Desolation, devastation. What a mess we made when it all went wrong. Watching from the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. I'm nuclear, I'm wild, I'm breaking up inside. A heart of broken glass, un cappuccio Emmerich. Molto confusa. Immagino che sia normale. We're not burying them at sea. What then? We'll make diamonds from their ashes. We'll take them into battle with us. A shining light to our brothers in arms. Even in death. We are Diamond Dogs. Yeah!
Ora ti direi che spero tu abbia già voglia di rivederlo, ma non serve dirlo. Lo sappiamo entrambi che è così. Sarai libera di farlo, di rivedere il trailer del demone che cammina tra corpi di bambini bruciati. L'uomo che capirà la verità solo nel 2014 dinanzi a una tomba simbolica, dopo aver riportato tutto a zero. E come avrai intuito, il secondo compito è proprio quello di dedicare tempo a questi trailer, alle tue idee, speculazioni, sensazioni, aspettative, previsioni. Fallo prima di cominciare il gioco, assolutamente. Manca solo una cosa adesso. The Phantom Pain è un gioco prolisso e in parte invaso dalla speranza di monetizzazione extra da parte di Konami, di cui parleremo nel gran finale. Non è ancora il momento. Quindi però tocca installare due piccole mod. Una per riequilibrare un po' i tempi di sviluppo di ciò che sarà il tuo nuovo esercito. D'altronde Outer Heaven da qualche parte deve partire, no? E poi, per invece agevolare divertimento e ritmi in live, i tempi di sviluppo di nuovi equipaggiamenti verranno annullati. Ma non, invece, ovviamente, i costi. Ti lascio con un dettaglio, infine. Sì, il dolore fantasma è stato di nome e di fatto. L'opera ha lasciato male a tanti e quindi hai in te l'anticipazione della delusione. Lo so, ma non ti serve. Tanto già con le aspettative basse. Controbilanciamo. Una delle tre scene più belle della storia della saga, per me, è in questo titolo. E non solo lei. Ve ne è un'altra che invece è tra le più commoventi ed emotivamente massacranti. Ci vediamo dopo la verità, Kuro. Ok... Una post credit? Io, raga, non oso immaginare quanto poteste essere gasati dopo aver visto sta roba. Sono molto dispiaciuta di averla persa. Perché tra l'altro a livello temporale avrei tranquillamente potuto esserci. Perché non è passato tanto, non è stato così tanto tempo fa. Quindi avrei potuto esserci. Però forse è meglio così. Però a questo punto non so più se tenere le aspettative basse, non dopo quello che mi ha detto Mike. Allora, vorrei fare l'analisi del trailer, di quello che abbiamo visto, ma non lo faremo adesso. Mike mi ha detto prenditi tempo per metabolizzare, e infatti l'ho messa sabato, quindi dopodomani, pomeriggio. Ci mettiamo lì e facciamo tutta l'analisi. Non credo di poter fare, vabbè, non devo fare l'analisi della prima parte perché, oddio, forse dovrei. Non so se fare l'analisi anche del primo video che mi ha messo, il fatto è che fra la musica, fra le scene che ho visto, minchia, sto male, ci sto male di nuovo, ci sto troppo male.
Vediamo, ci provo. Cerco di prepararmi psicologicamente a quella prima parte lì. E poi ci vediamo anche la seconda parte. Però lo facciamo sabato. Ho bisogno un attimo di metabolizzare. E non vedo l'ora di giocarmi, Elvi. Perché una parte di me ha una curiosità morbosa nel voler capire che cosa non vi è piaciuto, che cosa non ha funzionato, ma semplicemente perché ho amato così tanto ogni santissimo capitolo di Metal Gear Solid. Li ho amati così fortemente, con il culmine per me che è stato nel 3, che devo capire che cosa non ha funzionato, perché una parte di me pensa ancora che sarà una cosa incredibile, perché li ho amati tutti così tanto che non riesco a concepire un momento in cui io potrò dire no, che schifo sto capitolo, o questo capitolo non mi piace, o questa storia non mi sta piacendo. Cioè, tutto l'universo di Metal Gear Solid è entrato talmente tanto in me che non so come potrebbe non piacermi questa roba. Anche vedendo questi trailer, io ci credo che eravate straipati. Io sono mega ipata. Cioè, guardo e dico, mio Dio, non vedo l'ora di giocarlo. E quindi devo capire qual è il tassello mancante, no? Il pezzo mancante che è stato definito questo capitolo, ma devo capire che cosa non ha funzionato. Perché tutte le scene che ho visto sono incredibili. Tutte le scene che ho visto in questo trailer. Quindi anche solo al pensiero di viverle, impazzisco, cioè non vedo l'ora. Tutto quello che ho visto sono sicura che toccherà i miei sentimenti tantissimo, quindi mi viene da dire wow, che figata. Esatto, io li ho vissuti tutti insieme. Ad oggi sei fan di Metal Gear. Metal Gear Solid 3 è il mio gioco preferito, in assoluto. E all'inizio volevo dirlo, ma avevo ancora dei sentimenti a caldo. Adesso è passato tanto ormai da quando ho giocato Metal Gear Solid 3. E posso dire con assoluta certezza che è il gioco che mi ha emozionato di più nell'esistenza, proprio in tutta la mia vita. E sì, giocarli tutti insieme ha avuto un impatto emotivo veramente notevole. Cioè, forse anche quello, anche il fatto di averli giocati tutti insieme, uno dietro l'altro, mi ha devastato, perché è una saga troppo bella, troppo importante, troppo, troppo pazzesca. E come vi ho detto tante volte, la scena finale, le scene finali del 3 non le dimenticherò mai. Mai, mai, mai. Mai. Ci saranno, anche del 4 ci saranno molte cose che comunque mi rimarranno impresse, ma come mi sono rimaste impresse anche negli altri capitoli, eh. Cioè, non è che mi dimenticherò certamente di quello che è successo tra Chico e Paz. Non mi dimenticherò neanche di Ground Zero, che per quanto sia stato un capitolo veloce, una sorta di antipasto poi del V, anche Ground Zero, ragazzi, ma perché Peace Walker pure pazzesco. Cioè, raga, non c'è stato un capitolo brutto, non c'è stato, non esiste. Quindi boh, penso che capirò che cosa non ha funzionato in questo V e non lo so. Intanto sabato speculiamo. Sabato mi metto lì, ci analizziamo per bene il trailer, come mi ha detto papà Mike. Lo facciamo, e anche se appunto, cioè, mi metterò lì appunto col taccuino a segnare date, a segnare tutto, esattamente come mi ha consigliato di fare. Non sarà facile rivedere quel trailerino lì, il primo, quel pezzettino lì. Vabbè, però cercherò di prepararmi psicologicamente. Sarà interessante. Io vi direi sabato alle 4, sabato alle 16. Visto che dai, è un orario abbastanza centrale, quindi immagino che magari molti saranno tornati da lavoro, insomma. Nel caso poi lo potete recuperare su YouTube, perché tanto poi lo sapete che li ricarico sempre. Ho aspettato tanto a ricaricare gli episodi di Ground Zeroes, infatti molti continuavano a chiedermi, Kuro, ma Ground Zeroes? Io in realtà l'avevo già giocato, perché l'abbiamo giocato quest'estate, cos'era, giugno addirittura, forse anche prima. Cioè l'abbiamo giocato quest'estate. E ho aspettato tanto a ricaricarli perché volevo farlo vicino ai compiti di Mike. Quindi ho detto, quando Mike, dopo l'estate, mi consegnerà gli ultimi compiti, allora ricaricherò Ground Zeroes, perché almeno altrimenti la gente poi se lo dimenticava, invece così almeno c'è una sequenzialità.
quindi ha più senso. Comunque sì, sabato analizziamo il tutto e sarà difficile. Io però non vedo l'ora di giocarlo sto video, non vedo, io sono mega hypata. Cioè, non, nonostante voi mi abbiate detto che siete tutti delusi, non tutti, ad alcuni è piaciuto, però nonostante la maggioranza di voi mi abbia detto che è rimasta delusa, io non riesco a non avere entusiasmo, probabilmente perché appunto essendo in blind io non ho ricevuto qualche tipo di delusione cocente che voi avete avuto. Quindi io sono, provo dei sentimenti che forse si avvicinano a quelli che avete avuto voi al tempo. Perché io sono qua che non vedo l'ora, cioè sono tipo, oh mio Dio, cioè, voglio metterci le mani, anche perché poi è passato del tempo. Cioè, mi viene anche da pensare che Mike, macchiavellico com'è, l'abbia fatta anche un po' apposta questa cosa, no? Perché da quando ho giocato il Ground, che era l'inizio dell'estate, ad adesso, io ho avuto un sacco di mesi a digiuno da Metal Gear Solid, e... porca miseria! Cioè, ero qua tipo, ah, voglio giocare! Cioè, che non mi si tiene, quindi... magari un pochino mi ha fatto rosolare, no? Esatto, perché visto che voi avete aspettato tanti anni... Io mi sono caricata sicuramente, perché adesso non vedo l'ora di giocarlo. E lo giocheremo. Quando torno da Luca Comics and Games, ragazzi, si parte e si fa Metal Gear Solid V. Yes.